Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Kinseed. Il gioco è davvero molto molto particolare perché mi ricorda molto Stardew Valley, ma con parecchie novità, perché in questo gioco non controlleremo un solo personaggio, ma in pratica controlleremo un'intera dinastia, cioè ci metteremo poi nei panni dei nostri figli e così continueremo la nostra famiglia, la nostra dinastia. In questo gioco potremo fare numerose cose, dal andare a combattere i mostri, curare delle malattie, aprire un'attività commerciale che va dal mercante di merci al farmacista, al fabbro, e fino a gestire una taverna. Potremmo scegliere una nostra attività, poi iniziare il nostro crafting, il nostro crafting della birra, ad esempio. Andremo ad esplorare un mondo craftato, però craftato forse non è il termine adatto, diciamo creato a mano dagli sviluppatori, e andiamo a vedere in che cosa consiste questo gioco. Questo gioco, adesso io vi ho fatto una premessa, vi ho detto tutto quello che ha da offrire, lo andiamo a provare. Il gioco purtroppo è in inglese, spero un giorno lo traducano, così come è stato per Graveyard Keeper, perché veramente c'era una vecchia donna che viveva, insomma, tanti figli, un giorno un uomo senza moglie e bambini è arrivata nella casa con l'uomo ha guardato gli orfani e ha sorriso due bambini, li ha portati via a vivere in The Vale, the land of Quill, nella terra di Quill, il posto della nostra storia. Quando loro dormivano al caldo e all'asciutto sotto un bellissimo cielo stellato. Va bene, insomma, adesso iniziamo. Svegliati. Bellissimo l'ambiente in pixel grafico, ovviamente. Ripeto, mi aspetterò sicuramente delle critiche sul fatto che sia in inglese, ma è veramente, veramente una figata quello che ha da offrire questo gioco. Ci stanno chiamando, andiamo a provarlo. Questa era l'altra ragazza tra cui potevamo scegliere all'inizio, quindi probabilmente è nostra sorella, presumo. Parlami, clicca col destro e scegli la chat option. Ah, ok, qua ci sono poi altre impostazioni, noi scegliamo la chat option. Andiamo, ossa pigre, il nostro nuovo papà è stato gentile con noi e noi dovremo guadagnarci il nostro alloggio, diciamo, e non dormire. Questa è l'elenco dei tuoi compiti, premici per vederla. Che cavolo sto dicendo? Premiamoci. Ok, raccogli un dandelion, mi ricorda sempre The Witcher Dandelion. Make an offering. Allora, vedete, questa è un tipo di missione speciale. Questa è una missione giornaliera. Dai da mangiare un maiale, raccogli 4 carote, raccogli 4 cavoli e riempi l'acqua. Vabbè, ce le guardiamo volta per volta. Vedete che poi qui ci sono le date, sono 14 giorni, e poi c'è il passaggio di stagione e gli anni. Ovviamente per questo che vi ho detto che mi ricorda molto Stardew Valley. Quando qualcuno qualcosa ha selezionato, interagisci col col tasto destro. Usa i tool o butta o getta gli oggetti. Tieni il tasto sinistro del mouse premuto e punta in una direzione. Ok. Il padre vuole che tu dia da mangiare i maiali. Una mela dovrebbe andare bene. Scuoti l'albero per raccoglierla. Ok, 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 ok. Next line. Tu non guadagnerai nessuna moneta in tasca se tu non fai quello che ti è stato chiesto, quindi muoviti. Tieni shift per correre. Così, allora, dai, vai. Ok, va bene, possiamo andarcene. Allora, ok, qua si corre e dice di scuotere. Allora, vediamo, 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 vediamo. Quale sarà un albero di mele? No. Allora, vediamo un attimo il menu, dai. Tasto I. Vedete che abbiamo il cibo, gli oggetti, le
equipment. Tra l'altro, ok, book pages. Aspettate un secondo che volevo settare una cosa, perché ok, volume sì, si può giocare anche col pad volendo, vedete che ci sono, ho qualche problemino con il col software di registrazione perché non mi fa combaciare bene tutti i tasti, però pazienza. Tasto K, apriamo questo, che sono le nostre skill che potremmo andare a sbloccare. Vediamo, c'è skill status. Ah, ok, questi sono tutti i personaggi che poi conosceremo nel mondo. Il nostro, l'atteggiamento che hanno nei nostri confronti e così via. Sì, il padre, ok, ci vuole bene, insomma, si trova qui, ha l'età e insomma, va bene. Gli anni passano poi, ovviamente. Allora, qua abbiamo, ok, dicevo, le skill di pesca, quindi guardate quanta roba c'è. Per il combattimento corpo a corpo, per il combattimento a distanza, che non possiamo ancora fare, la natura, l'esplorazione, il giardino e il bardo. È figo però, Tasto M apriamo la mappa, non abbiamo mappa al momento. Col tasto X si passa alla mappa del mondo, che è enorme, sì, dovremmo essere teoricamente qui, però non possediamo la mappa del posto. E il tasto C è il calendario che avevamo già visto prima. Allora, adesso vediamo un attimino dove andare. Il tasto E, no, non abbiamo oggetti, quindi al momento vedete che ci sono le mele qui. Accogli le mele. Apple, una mela al giorno, tiene il medico di torno. Ok, collected item. Vedete che ce le raccogliamo un po' tutte. Allora, vediamo un po' qua. Usa un secchio in stagno per raccogliere l'acqua. Ok, vabbè. Questa qui è la nostra fattoria, presumo, perché cerchiamo i maiali, eccolo lì, dai da mangiare il maiale. Buongiorno, oink, oink, tasto 1. Allora, eat col tasto R, drop, put away e throw. Mangia, la mangiata, e viva, completato il task. Allora, vediamo un po'. Task, abbiamo completato dare da mangiare. Make an offering. Face per food with the offering. Ok, outside the area and give them an item. Ok, possiamo fare una, andare nella cosa delle offerte. Qua dovrebbe esserci il nostro padre con una quest. Non so adesso dove sia la, vediamo un attimo che cos'è questo. Ok, qua possiamo raccogliere il miele. Make an offering. Questo sia, che sia qualche usanza nostra qui. Ok, offriamo una mela. Ok, completato. Dobbiamo raccogliere un dandelion, quindi dovrebbero essere gialli i fiori di dandelion. Aspetta che una pera la raccolgo, è molto buona. Ok. Vabbè, voglio mangiarla una pera, dai. 2, tasto R, me la mangio. Ok, adesso però non gira con la pera sulla testa perché fa un po' brutto. Allora, adesso andiamo a vedere che cos'altro bisogna fare. Questo no, ovviamente è una sorta di tutorial, quindi il gioco si aprirà andando avanti. Però diciamo che lo scopo di questo video è farvi capire se il gioco può interessarvi o meno. Quindi, allora, se il problema è inglese, per voi è insormontabile, vabbè, sapete già che il gioco non fa per voi, avete già sicuramente chiuso il video. Se questo non è un problema perché è un gioco che vi potete godere con tutta calma, allora io vi farò vedere che cosa può offrire sul lungo periodo. Nel senso che, ok, raccogliamo anche i cavoli. Qua vedete anche il livello, ecco, non ve l'ho detto prima, le stelline, il livello dell'oggetto. Ole. Ok, abbiamo raccolto anche i 4 cavoli. Raccogliere. Abbiamo raccolto anche quello. E ovviamente quello che il gioco ha da offrire sul lungo periodo non lo andremo a vedere
ovviamente, perché si parla di una cosa molto molto avanzata, però sappiate che i personaggi invecchiano. Non so dirvi adesso onestamente se moriranno anche gli altri personaggi del villaggio e ne entreranno di nuovi. Potrebbe essere, insomma, il gioco è fondamentalmente un sandbox con degli elementi molto particolari, molto innovativi. Abbiamo trovato un libro, perché si parla anche di risolvere dei, diciamo, proverbi per accedere a delle zone segrete della mappa e, oppure per risolvere dei puzzle, insomma, che ci daranno degli oggetti particolari. Allora, abbiamo raccolto un secchio di legno, la descrizione diceva mai bere da questo, va bene, allora prendiamo 6. Contain release. Ok, tenendo premuto il mouse lo andiamo a riempire. Abbiamo raccolto un po' d'acqua, vediamo se no, fill water through. Non so cosa sia. Io poi spero, spero, spero davvero che un giorno lo si possa vedere tradotto, perché questo qua è il gioco della vita, credo. Cioè, nel senso che è difficile ormai trovare qualcosa di innovativo nel mondo indie. Questo non è sicuramente innovativo, innovativo è il concetto di dinastia. Bisognerà poi vedere quanto andrà avanti. Truffle, che allora, Truffle, il maiale, odia la chiave. Trova un modo di prenderla. L'avrà poi scavata, l'ha seppellita, l'avrà scavata da qualche parte. Non trovo un dandelion. Posso andare in bagno? Sì. Molto divertente. Possiamo raccogliere il miele, ma il gioco ci dice che qui non c'è niente da raccogliere. Ma voglio vedere un attimino, scusate, il dandelion, il futuro. Allora, le persone risolvono omicidi prima che accadano guardando alle loro piccole palle. E le persone di Quill, ok, passano il tempo raccogliendo dandelion. La natura è la migliore tecnologia. Tra l'altro sono cambiati anche i colori dell'ambiente, quindi credo che stia per venire la sera. Infatti non era statico perché il padre ha finito di mungere. Guardate che bella l'icona per accarezzare la mucca, è molto brava. Mo, no, si chiama proprio Mo, credo. No, dice Mo. Dai. Intanto gli abbiamo dato anche una mela. Padre, io blueberry abbiamo raccolto. Va bene, ma non sono queste. Dove sono i dandelion? Voglio allontanarmi un attimino e vedere se trovo qualcosa. Non so se adesso ci sia un modo di vedere l'ora. Ma credo sia ormai ora di andare a letto. Sì, poi qua ci sta dicendo gioco ampiamente giocabile con il pad, quindi le varie frecce servono ad accedere al menu. Io adesso devo usare il tasto I, mi pare. Allora, eccolo qua, come vi dicevo, i proverbi. Proverbio Grave Lilac numero 1. La morte antica non sorge alla notte. Perché loro hanno bisogno, hanno paura dell'Ilaquike, che non so cosa voglio dire. Ovviamente, dizionario alla mano, meglio se elettronico per fare prima, e ci si può cercare il termine. Eccolo qua, il Dandelion. Ok, ho riconosciuto. Non mi viene in mente il nome italiano di Dandelion. Sono fiori gialli, Bottondor, no, non so. Vabbè, insomma, adesso abbiamo fatto tutti i compiti. Diceva di fill water through, che non so cosa sia. Ah, noi siamo dodicenni, dodicenni, l'ho visto adesso. All the bucket in alto, easy, pixie, drinky. Ah, ok, per far bere il maiale. Ah, sì. Bello che non c'è la porta, non c'è la fuga di cose, eh? Del maiale. Ok, allora andiamo, eh. Ok, maialino, puoi bere. Oink, oink, ciao. Io me ne vado. Ciao. Cos'è questo? Allora, l'ora dovrebbe essere. Vabbè, insomma, allora, abbiamo completato tutti i task. Ta 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 ta. Sì, sono finiti. Torniamo dal papà. Buondì! Ok, mi sento aver sonno, me ne vado a dormire. Chissà, ah, lei è già lì che dorme, io magari mi propinquo. Scegli il tempo di dormire.
Tu dormirai fino alle 6 se accetti questa. Ok, infatti vedete, dormiamo 8 ore, dai, che secondo me è l'ideale. Il tempo dovrebbe essere soleggiato allo 0%. Ah no, dovrebbe essere soleggiato con lo 0% di pioggia. 5 brass stanno aspettando di essere raccolti, né nessun compito. Vabbè, dai. Buongiorno, greetings. Perfetto, perfetto, perfetto. Pick a dandelion, make an offer, infine un pick. Ah, ok, abbiamo altri task anche oggi? Cioè, non finiscono mai? Allora, buongiorno. Ti faccio un regalo. Ti regalo una carota. No. Ti regalo. No. Ah, ok, si può ruotare così, ok. Ti regalo un blueberry. Non te l'ho regalato? Ti regalo un blueberry. Ti regalo un cavolo. Oh, ringraziami. Domanda. Cioè? No, non so cosa fosse quello. Vabbè, il papà fischietta, allora parla. Un altro giorno impegnato, diciamo preso. Ho sentito che sei andato. No, ho sentito che stai per andare al villaggio. Non distrarti. Va bene, papà, cosa vuoi? Father, ci sono due brass e non so cosa siano i brass, cazzarola. Abbiamo bisogno di un nuovo secchio dal villaggio. Ho aperto il cancello a sud e ovest. Ho fiducia che tu faccia attenzione fuori di lì. The Veil non ha. No, ok. Che non è sempre sicuro. Fare attenzione perché, ovviamente, ricordiamo che in questo gioco si va anche a combattere. Insomma, quindi. E dobbiamo anche calcolare una cosa molto, molto interessante: che noi invecchiamo quando passano i giorni. E quindi ce lo possiamo giocare con quella calma che ci possiamo giocare Stardew Valley, ma con la differenza che ci diamo da fare, facciamo dei figli e andremo poi a impersonare i figli, quindi insomma non sarà senz'altro facile, ma è senz'altro interessante. Mi piacerebbe mettermi lì a produrre la birra artigianale, aprire una taverna e guadagnare dei soldi così. Cosa vuoi? Buongiorno! Vabbè, insomma, dobbiamo dare something you need. Vedete che se premiamo questo, escono queste cose qui che ci fanno capire che possiamo fargli una domanda su qualcosa che abbiamo intorno? Ah, no, no, che stupido. Non l'abbiamo visto prima. Qua vediamo, non ci ho fatto caso quando abbiamo parlato con la sorella. Qua escono i tratti, qua esce cosa gli piace e cosa non gli piace. Ok, questa cosa sta facendo, scusa. Buongiorno. Hai interrotto la mia benedizione, che non sai che cosa sia? Questa è la statua della divinità, puoi pregare qui, tu, ai tuoi cari, ai nostri amati dei delle fate, una roba del genere, puoi fare dei regali, insomma, sì, adesso poi ovviamente non sto qua a tradurre 2 ore perché io ci metto una vita a tradurre perché conosco tanti termini, ma metterli insieme per una frase mi manca la pratica, ecco. Quindi, però io davvero spero che questo gioco possa essere tradotto perché veramente è uno spettacolo. Allora, vediamo la mappa del mondo, vediamo se ci stiamo muovendo da qualche parte. Druid's Cross. Eh sì. Local map, Esc Close. Ok, cos'è questo? Non si sa, qua abbiamo trovato un foglietto, un altro proverbio. Sì. Beh, allora io non dovrebbe costare tantissimo questo gioco, dovrebbe costare sulla quindicina di euro. Moss Whisper Ruin. Cioè, in pratica adesso voglio vedere una cosa. Qua ci saranno magari dei nemici, magari. Ho voluto fare questo video un po' allo sbaraglio perché è un gioco che è talmente ampio che potrebbe andare in mille modi e sono proprio curioso di vedere che cosa salta fuori. Una caverna? Si può entrare? No, no, è solo finto, è finto, è finto.
No, no, non c'è nulla qua. Rovine, ma senza nemici. Mi dà un po' anche l'impressione di essere uno di quei giochi dove puoi scrivere la tua storia e alla fine poi dopo ore e ore di gioco tu hai preso una direzione e ormai hai dato un'impronta tua personale al gioco. Tra l'altro, se non sbaglio, alcuni sviluppatori di questo gioco sono sviluppatori dei vecchi Fable, quindi questo è tutto dire, insomma, perché Fable è sempre stato uno dei miei giochi più preferiti, ma al tempo stesso anche più strani, perché non è che fossero, erano liberi, diciamo, ma non liberissimi come modo di agire, o perlomeno davano delle opzioni un po' alla The Sims più che a con un sandbox normale. What do you want? Salve! What's up, Scrumpy? The best of my life, give you a clip. Ok, non ti conosco ancora, giusto? No, non so niente di cosa odi, non so niente dei tuoi perk. Uso il tuo, non so se è bagno, ma... bambino! Ciao bambino. Ok, è andato in bagno. Sono occupato qui. Vabbè, ok, ciao. No, present your offering. No, non vi offro niente al vostro piatto. Sarà anche da capire a livello culturale che cos'è quella cosa lì. Guarda, ti do un regalo. Un cavolo. Grazie. Non si può entrare in casa? Sì, si può entrare in casa. Non so con che motore grafico, con che editor è stato fatto, ma vi dico, io generalmente sto alla larga da tutti quei giochi realizzati con RPG Maker, Game Maker, insomma, come si chiamano. Ma devo dire che quando un gioco è fatto davvero bene, piace e ha un'interazione fuori dal comune, mi piace, insomma. Si può parlare anche con lui. Repeat. Che cacchio? Name. Ah, gli chiedo il nome. Ok. Il mio nome è Walter Scrumpy. Ok, repeat. Repeat. Ok, ok, ok. Quindi adesso se andiamo a vedere le conoscenze dovremmo vedere. Ok. Il nome, ci manca forse. L'età? Beh, è fighissimo, eh. È molto figo sto gioco. Allora. Io ti parlo. E repeat. No, non si può. Vabbè, niente. Se io ti frego una mela. Perché è di quel colore? Ora in ombra o è perché è rubata? No, sono proprio mele diverse. Vabbè. In casa ti posso fregare qualcosa? No, giusto per capire la libertà dell'adattazione. No, ma non credo ci siano interazioni particolari. Non penso di poter neanche andare a dormire. No, invece sì. Invece sì. Va bene, dai ragazzi. Poi non è che deve essere un ladro simuletto o un'intrusione simuletto. Il gioco è senz'altro intrigante, non costa tantissimo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente. Spero che un giorno ci saranno delle buone anime che lo potranno tradurre anche per il pubblico italiano. Non so se gli sviluppatori lo faranno, non so se ne hanno l'intenzione. Questo era Kinsid, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.